Ho rappresentato ai senatori della 8a Commissione Ambiente e Lavori Pubblici l'esigenza di completare la normativa sulla ricostruzione, accogliere le proposte che ormai da anni i territori vanno presentando in Parlamento, sostenute anche dal nuovo commissario, rispetto al quale io ho chiesto al Parlamento di avere l'umiltà di fidarsi di chi ci ha sbattuto il muso, di chi da anni sta affrontando i temi della ricostruzione. Ci sono delle questioni su alcune normative che riguardano intanto il personale, il rafforzamento delle strutture che poi devono dare pareri, autorizzazioni e che spesso sono il collo di bottiglia che fa ritardare di troppo tempo il processo di ricostruzione e una serie di altre norme e di finanziamenti che servono a mettere sulla strada giusta finalmente. Abbiamo già fatto un'accelerazione importante, sono sicuro che il processo di ricostruzione andrà avanti ancora più veloce. Questa è un'occasione imperdibile per fare in modo che la trasformazione in legge, la conversione in legge del decreto legge che il governo ha fatto sulla ricostruzione, che già contiene alcuni elementi importanti per la ricostruzione post-sisma in Abruzzo, possa essere completato dal lavoro parlamentare e ci siamo permessi appunto di venire qui in audizione a portare una dozzina di emendamenti, di testi che possono servire davvero a dare la svolta decisiva alla ricostruzione post-sisma.